beh, mondiali 2010, un'Italia un po' deludente, ora però rischia, dovrà affrontare la Slovacchia, ma intanto, come annunciato prima, abbiamo al telefono con noi, in diretta dal Sudafrica, Fabio Cannavaro, ci spiegherà cosa è successo. E c'è? No, aspetta. Fabio? Smettila. Mi piace sto coso. Ma passiamo, Vuvuzela, sta anche lui con la trombetta in bocca. Ehi Fabio, ciao, buongiorno. Ragazzi, sono Fabio Cannavaro, voglio dire una cosa, sto variando troppo a Staia con questa... Aspetta che traduco, dammi il tempo, ti stai divertendo molto con la trombetta. Con questa trombetta, aspetta. No, adesso... Fabio, scusa, c'è... Pronto? Pronto? No, perché praticamente voglio dire una cosa, ragazzi. Ma chi è adesso? Scusa. Sono Fabio Cannavaro. Ma hai cambiato accento, Fabio? Scusami, no, perché ho giocato troppo tempo su a Torino e quindi io sono di fuori grotta in realtà. Sì, però... lo sappiamo bene che sei di fuori grotta, cioè... sei un nostro compaesano, no? Cioè, testina, figa, voglio dire una cosa però. Cioè, praticamente sì. Io ho giocato ieri. Hai giocato? Ma davvero? Ho giocato con la Vuvuzela. Cioè, con la Vuvuzela. Nel senso, ero particolarmente impegnato a giocare e a suonare la trombetta, ecco. Ecco, per questo abbiamo notato che eri particolarmente distratto. In realtà c'eri, ma non c'eri. E poi stamattina ho dato un'occhiata un po' alle pagelle. Sai quanto hai beccato? Quanto hai preso? No, quanto ho preso? Un bel 5 pieno. Oh, amore, guarda, Tatiana. Cioè, manco quando andava a scuola, però pigliava così pochi. Me anche meno prendevi. Ma un poco meno, forse sì, Adriano. Voglio dire una cosa. Posso parlare normale? Aspetta, parla normale, ma non troppo, nel senso non cadere troppo. Okay, posso parlare normale? No, no. Normale, c'è la R, sì, normale. Normale. Sì. Allora, va bene, nel caso traduco io, vai. Ci voglio dire una cosa. A che ci? Ci voglio dire. Allora, ci voglio dire che... Come fanno i bambini? Ci voglio dire a Lippi che io mi sono impegnato ieri. Sì, vuoi dire a Lippi che ti sei impegnato? Che poi? Non è stata colpa mia. Sì, è di chi? Mia. È stato della Vuvuzela, perché io mi hanno dato il Vuvuzela. E io ho cominciato a suonarlo per sopra lo stadio. Ma dentro lo stadio, all'interno dello stadio. Allora sì. Adriana, se devo parlare adesso come parlo ultimamente, devo parlare così. Guarda, quasi preferisco che tu parli alla milanese, guarda. Ok, vai. Destina, ma qual è il problema? Un attimo solo, scusate. Ma che succede? Ma che succede? Niente, mi sono fatto male perché sto girando lo spot dell'IP, lo sai? Ma come? Durante i mondiali giri anche lo spot? Cioè, ti ha già guadagnato, io sono testimonial dell'IP. Ah, poverino, lui guadagna 4 soldi. Mi sono fatto male perché per fare benzina che è scappato l'ugello della benzina e mi è caduto un coppia di mannaggia. No, aspetta un momento, devo fare due fotografie. Aspetta, io sono un qui, devi fare anche le aspetta. Foto. Aspetta. Questo... Pronto? No, questo è lo spot che si vede in televisione. Sì, beh, è il fotografo della Pepsi che mi dice che devo gridare e devo urlare, che si devono vedere gli addominali, che poi mi hanno fatto body painting addosso. Esatto, perché devono, io sono testimone pure della Pepsi Cola. Sì, lo so bene. Tu, cioè, fai tutto tu. Cioè, ma sto un po' a ruota, però, lo sai. Aspetta, a ruota. Aspetta un momento, mi devo fare la barba. Sto un po' a ruota. Cioè, sì, la barba. Tutto adesso deve fare tutto qui in questo collegamento. Sono testimone al Gillette perché devo mettermi Gillette, la crema per sopra la faccia, per dentro alle orecchie. Ha già fatto cose, insomma. Oh, mamma mia. Proprio la fiera della non grammatica qui. Aspetta un momento, la telefonata. Sì, aspetta un momento. Sì, sono qui, io sono sempre qui. Pronto? Giorgio Mastrota, dimmi tu. Che c'entra? Ah, le ventole? Posso venire? Sì. Allora tu scrivi, fai parlare direttamente con. Esatto. Non ci credo. Allora, per le ventole che anche a Fabio! Mi devo stendere sopra il materasso Hemiflex e ha già fatto i palleggi. Adriana! Sì, scusami, devo fare i palleggi sopra i materassi Hemiflex perché mi devono pagare, perché sono testimoni anche dei materassi. Ma non sei al mercatino! Hemiflex! Ma Adriana! Ah, bene, ti vedremo al posto di Giorgio Mastrota, ma che bella soddisfazione! Ma intanto, anziché pensare a tutti questi spot, ma pensa un po' a giocare bene. Adriana, purtroppo la mia carriera sta per finire, tu lo sai. Lo so, e mi dispiace. Io andrò a Dubai, tanto. Purtroppo prenderò per due anni di seguito, 4 milioni di euro all'anno. Mamma mia, ma così poco ti questo danno? È tutto, addio, questo è tutto. Ma poveri, ma che duro lavoro, qualcuno doveva pur farlo. Era Fabio Cannavaro collegato con noi, torniamo tra pochissimo.